Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale e ovviamente anche nel mio garage. Oggi ci vediamo per un nuovo progetto che è dato dalla necessità di dover realizzare due scarpiere per gli armadi delle camerette dei bambini, perché comunque, essendoci molto posto, abbiamo pensato di trovare questo tipo di soluzione. Vi faccio vedere tutto quanto il progetto immediatamente dopo la sigla. Ed eccoci qui. Allora, prima di farvi vedere il progetto e tutto il resto, volevo ringraziare tutti coloro che si sono iscritti e stanno credendo in questo canale da circa un annetto quasi a questa parte. Grazie a tutti quanti per sostenermi e di esservi iscritti e seguirmi. Spero che ce ne siano tanti altri con l'obiettivo magari di riuscire a superare i 2500 iscritti entro la fine dell'anno, anche prima se ci riusciamo. Mentre torniamo al progetto di quest'oggi, come vi ho detto sono due scarpiere che ho dovuto realizzare per la cameretta di mio figlio e di mia figlia che andranno all'interno dell'armadio angolare. Per quanto riguarda la bambina ho realizzato questo qui perché ha un pochino più di spazio in altezza, mentre per quanto riguarda il bambino ho realizzato quest'altra. Entrambe ovviamente si tratta di materiale completamente di recupero, ovviamente tranne i listelli qui di faggio che li ho acquistati appositamente per mascherare un attimino la costa del multistrato in questo caso e del truciolare in quest'altro. Per quanto riguarda questa scarpiera qui, vedete anche queste venature più scure, sono date dal fatto che provengono da tre pannelloni di multistrato di questa tipologia qui, ovvero questo era un vecchio bancone che mio padre utilizzava in campagna per farci i suoi lavoretti, che proveniva a sua volta da una vecchia attività commerciale. Quindi io non ho fatto altro che con la levigatrice a nastro carteggiare tutto quanto per ottenere questo risultato. Ovviamente di più non potevo andare perché comunque essendo abbastanza impregnato la vernice in profondità non riuscivo a fare diversamente, quindi l'ho mantenuto così e anche a mia moglie non dispiace come soluzione. Quindi dicevo, ho recuperato questi tre pannelli e sono riuscito a realizzare questa. Ovviamente questa contiene fino a 13 paia di scarpe, ho fatto delle altezze diverse a seconda ovviamente della scarpa, se magari può essere uno scarponcino, una scarpa col tacco, seconda man mano che la bambina crescerà nel tempo. Mentre per quanto riguarda il maschietto, che ho realizzato quest'altra qua, perché come vi ho detto prima lo spazio è meno ampio a disposizione, questi qua non sono altro che praticamente gli scarti della cameretta di mia figlia, perché quando l'ho acquistata, che era una cameretta usata, era alta 2,90 m, quindi l'ho riportata a 2,68 m quanto quella di 2,58 m, scusate, di quanto quella di mio figlio, e quindi da questi scarti mi sono ricavato quest'altra scarpiera, quindi ho unito l'utile al dilettevole e soprattutto ho potuto anche recuperare la stessa tonalità dei fianchi della cameretta. Quindi ho utilizzato queste cose qui e quindi queste sono le due scarpiere che ho realizzato. Come le ho realizzate? Vi faccio vedere tutto il procedimento. Video! Allora, comincio con l'applicare una prima mano di vernice poliuretanica monocomponente trasparente all'acqua. Vi ho risparmiato tutto il taglio dei pezzi perché mi sembrava superfluo e inutile, così anche come la prima carteggiatura. Ora ricarteggio tutto, in quanto la prima mano ha fatto alzare il pelo come quasi sempre accade col multistrato e successivamente ne passerò una seconda. Con l'aiuto delle nuove squadrette della Drill Pro assemblo tutta la struttura e mi permetterà di mantenere il livello in altezza ed evitare dei falsi squadri. Per l'occasione sto utilizzando delle viti 4x50 perché non sto utilizzando colla e dopo aver eseguito il preforo eseguo anche una svasatura profonda che successivamente mi consentirà di poter mascherare le viti.
Ora copro le viti aiutandomi con le spine da 8 che inizialmente avevo deciso di incollare, come mi vedete fare ora. Ma per i successivi poi ho lasciato stare, anche perché se dovessi smontarla non dovrei rompere tutto quanto. Carteggio tutte le spine in modo da renderle al tatto piane e che non lasciano schegge. Per l'occasione uso una grana 180. Procedo a tagliare a misura degli steli di faggio da 20 mm di larghezza e 5 di spessore e tramite poi l'ausilio di un jig creato al volo taglio a 45 il punto di giunzione. Una volta incollati li fermerò con la sparachiodi. Bene, eccoci qui. Adesso, seconda mano di vernice poliuretanica monocomponente all'acqua che ho già utilizzato per la prima mano. E di conseguenza, dopo aver fatto questa qui, attenderò l'asciugatura e poi finirò di completare la scarpiera con gli altri ritocchi che mi avete visto tagliare in precedenza. Bene, ora vado avanti. Con il rifilatore pareggio lo spessore del listello a quello del ripiano e nei punti dove non arrivo con quest'ultimo mi aiuto con gli scalpelli e poi procedo alla levigatura di tutti i bordi. Qui sto stendendo invece dell'olio paglierino, con tentativo di cercare di scaldare leggermente il colore del faggio e dargli un maggior contrasto rispetto al multistrato. Ora taglio tutti gli altri pezzi della seconda scarpiera. Mi vedete passare prima nel senso di rotazione della lama il pezzo, perché incido la lamina con un leggero taglio da 2 mm di profondità, per poi eseguire il taglio definitivo. Questa procedura mi consente quanto più possibile di evitare le schegge del laminato in uscita della parte della lama.
Ora incollo il laminato su alcuni componenti con della colla Bostik specifica per questo genere di applicazioni. Dopo averla accuratamente mescolata nel barattolo, la stessa deve essere stesa su entrambe le parti da unire. Prima di farlo è bene lasciare riposare per circa 15 minuti la colla e poi si uniscono i pezzi utilizzando uno scarto, come nel mio caso, per pressare bene le parti ed eliminare eventuali bolle. Non unite immediatamente le parti dopo aver steso la colla perché ne pregiudicherebbe l'incollaggio. Ora comincio ad assemblare tutti i componenti. Questa volta incollo il tutto in quanto, essendo una struttura nettamente più pesante della precedente, evito di scaricare tutto il lavoro sulle viti. Per l'occasione utilizzo delle viti 4,5x50 e non mi preoccupo come per la precedente a creare delle svasature più profonde perché le nasconderò in maniera differente, come vedrete a breve. Per far prima uso la levigatrice da banco per portare a pari del bordo i pezzi di laminato incollati in precedenza e poi proseguo l'assemblaggio. Anche per questa scarpiera utilizzerò degli stelli di faggio ma larghi 24 mm che installerò in diversi punti per coprire le viti e le parti rovinate dai componenti, poi levigo il tutto arrotondando gli spigoli vivi. A differenza della prima scarpiera, su questa passo dell'olio danese per vedere la differenza di tonalità che mi dà il prodotto rispetto al precedente, in modo da capire anche in futuro quale poter utilizzare in base alle necessità. Ed ecco qui il lavoro completato. Per ulteriore eccesso di zelo, non lo vedete perché lo ritenevo inutile, metterò su ogni piano un tappetino in gomma trasparente per proteggere il legno ed evitare di sporcarlo con le scarpe. Bene, eccoci qui, il video è quasi giunto al termine. Un'altra cosa che non vi ho detto, come notate questa qui tende un attimino a imbarcarsi in avanti per evitare il problema nel futuro che con il peso delle scarpe, anche se le scarpe non è che pesino chissà quanto, avevo già previsto il discorso di fare due fori qui e andare a forare contro lo schienale dell'armadio in modo tale che questa me lo mantiene diritta e non c'è problema di collassamento. Stessa cosa anche per questa, anche se questa è nettamente più solida, vedete, si muove nettamente meno e non ci sono problemi. Comunque glielo darò un punto con una vite e va benissimo così. Detto questo, mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, ci conto. Mi raccomando, anche in descrizione come sempre troverete i link per potervi iscrivere al profilo Facebook e Instagram di questo canale. Come vi ho detto anche nel video scorso, troverete anche tutta una serie di playlist in modo tale da potervi consentire una più facile navigazione in tutti i progetti che ho realizzato fino ad oggi. Che altro dirvi? Cosa importante, iscrivetevi qui sotto al canale se non l'avete ancora fatto e spuntate qui sopra la campanellina per essere avvisati quando uscirà il prossimo video.
Noi ci vediamo alla prossima, vi auguro un buon weekend, un buon inizio o fine settimana, non so quando riuscirò a fare uscire questo video, ma penso per venerdì di farcela. E che altro dirvi? Dal vostro Mickey Garage è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!